Un Pescara sottotono esce sconfitto dal Manuzzi di Cesena al termine di 90 minuti che hanno visto la supremazia dei romagnoli, che sono riusciti a conquistare i tre punti con il gol dell'ex dal dente avvelenato Antonino Ragusa, che ha servito la sua vendetta fredda in apertura di gara. Pescara da rivedere in una sfida caratterizzata da diversi errori in difesa e da una scarsa vena offensiva di Lapadula e compagni. Si comincia con le formazioni annunciate della vigilia e con una temperatura polare a scaldare la serata del Manuzzi, 13.000 presenti sugli spalti in curva nord, oltre 1.000 i tifosi giunti dall'Abruzzo. Nel Pescara Gianluca Caprari, reduce da qualche sintomo influenzale, è regolarmente in campo. Fra i bianconeri Magnusson gioca al posto di Capelli al centro della difesa. In avanti punta centrale proprio lui, l'ex Antonino Ragusa. L'altro ex pescarese Cascione in panchina. Avvio di gara equilibrato con le due squadre molto prudenti. Al nono c'è una punizione per i biancazzurri dai 25 metri con capitan Memushai che alza di poco sopra la traversa. Al decimo la risposta locale dopo una mischia di Ragusa che in area piccola vede la sua conclusione deviata in calcio d'angolo. Poco dopo arriva una punizione di Sensi che mette in area una palla perfetta per Ragusa che sul filo del fuorigioco di testa indisturbato mette in rete per l'1-0. Gara subito in salita per la squadra di Massimoddo che impiega qualche minuto per riorganizzarsi. Il Cesena preme e fa male al Pescara anche al 26esimo con una parata in due tempi di Aresti su Sensi. La squadra di Drago è indiavolata e al 28esimo Conesi divora davanti ad Aresti il gol del raddoppio. Il Pescara fa fatica a proporsi pericolosamente dalle parti di Gomis ed è costretto a provarci dalla distanza come accade al 40esimo quando Caprari mira l'angolino mandando la sfera al lato di un soffio. Ancora Pescara al 43esimo con una punizione di Caprari che chiama alla parata Gomis con i pugni. Nella ripresa si ricomincia con Torreira al posto di Mandragora e Succi per Garritano. All'ottavo Caprari chiama al salvataggio Gomis prima della parata con i piedi di Aresti su tiro di Sensi. La gara vive di continui capovolgimenti di fronte e così al quarto d'ora è che si a chiamare Aresti al miracolo in angolo. Passano due minuti e la Padula trova il pareggio ma in posizione di fuorigioco. Oddo getta nella mischia anche Cocco al posto di Benalì, con il Cesena che si rende però pericoloso in due minuti, prima con un tiro di Perico al lato e poi Conè che fallisce dopo un brutto stop di Zampano al 30esimo, il gol del raddoppio. Il Pescara manda in campo anche Valoti, ma le cose non cambiano ed anzi arriva l'espulsione di Torreira per doppia ammonizione. Dopo 7 minuti di recupero arriva così il triplice fischio finale di Maresca di Napoli e così un'altra sconfitta per il Pescara, chiamato ora al riscatto nella sfida di sabato prossimo all'Adriatico contro lo Spezia. Abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare, o meglio, non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. Purtroppo è stata un'altra di quelle prestazioni in cui noi, purtroppo, se non giochiamo, raccogliamo poco. Cesena c'è stato superiore sul piano fisico, arriviamo sempre prima, sul piano del palleggio. Sono convinto che non siamo assolutamente inferiori, anzi, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Giochiamo male, abbiamo perso 1-0, se avessimo giocato a Pescara sono sicuro che non sarebbe finita così. Oggi male tutto, abbiamo iniziato male, abbiamo preso un gol come al solito evitabile, non c'è stata reazione, c'era mancanza di serenità, non lo so perché, questa è una squadra che la settimana prima sembra Real Madrid, la settimana dopo sembra, non lo so.